Allora, eccoci qua dopo tantissimi mesi in cucina con Candy. Oggi vi preparerò qualcosa di speciale. Siete curiosi? Beh, allora, se volete sapere nuove ricette e nuovi piatti, mi raccomando, non iscrivetevi. Per questo delizioso piatto sono capperi al sale marino, poi abbiamo delle olive snocciolate, filetti di alici e poi abbiamo del prezzemolo gigante, quello piccolo era finito. Poi abbiamo i pelati e infine abbiamo le bavettine. Ho deciso di prendere le bavettine al posto degli spaghetti perché non lo so, poi mi sono dimenticata di prendere l'aglio in frigo. Ora dovrei iniziare. Da dove si inizia? Allora, iniziamo con i capperi. Ovviamente, come ben si sa, le dosi e le quantità per fare questa pasta sono totalmente a caso. Qualcuno di voi magari farà una giusta osservazione e dirà: ma come prendi i capperi sotto sale e ci devi togliere il sale? Sì, passiamo. Se volete nel frattempo potreste mettere l'acqua a bollire. L'ultima volta che ho fatto il video l'acqua era totalmente evaporata e la pasta anche incollata in fondo perché il sugo non era ancora pronto. Quindi oggi starò più attenta. Finito di tagliare i capperi, facciamo a posto le olive a questo punto sul tagliere. Su internet avevo letto di prendere le olive di Gaeta. Io ho trovato quelle Conad, già snocciolate. E ora vanno schiacciate. Credo. Qualcosa sta andando storto. Prendete il prezzemolo gigante e lavatelo e poi tritatelo. C'è una foresta. Questo. Non fate come me. Allora, dopo aver finito olive, capperi e prezzemolo, passiamo al soffritto. Intanto ho messo l'acqua a bollire, olio, aglio. Ho dei grossi problemi nel tagliare l'aglio, quindi non giudicatemi per questo. Forse non andava tagliato. Non mi ricordo quanti, ne mettiamo due, forse tre, però non voglio esagerare. Ricordatevi che questo è un piatto da preparare sempre alla vostra partner. E ora le metto sul fuoco, metto tutto sul fuoco e attendiamo. Intanto qua l'acqua non sta bollendo. Ok, c'è un problema. Dovevo aggiungerci il peperoncino. Essendomi scordata appunto del peperoncino e non avendo nient'altro di afrodisiaco che in qualche modo ti possa dare la carica per passare un'ottima nottata, l'unica idea che mi è venuta è di aggiungere un po' di Red Bull. Mi sta bruciando tutto qua e devo aggiungere le capperi perché ora fatto così. Vabbè, i pelati. Allora, attimi di panico sto vivendo perché mi sono accorta che dovevo fare tutto in brevissimo tempo ma non mi sono preparata, quindi andiamo con i pelati. No, ma questa è una passata. Cioè, i pelati stanno nuotando nel sugo. Allora, in qualche modo va schiacciato e aggiunto qua che mi sta bruciando nel frattempo. Non c'è più olio? Oddio! No, ormai si sta bruciando. C'è una dice che è carbonizzata. Penso che i pelati siano contenti e felici. A questo punto li devo buttare lì dentro. Cavolo, questo pelato non vuole. Vabbè, rimarrà così. Sale! Me lo sono ricordato! E a questo punto apriamo le nostre bavettine. Cottura 6 minuti. Ovviamente per quanto riguarda le dosi, se siete uno solo saranno pochi, se siete in due saranno tanti. Aspettiamo un ultimo minutino
per la cottura della pasta, poi scolerò tutto e poi metterò qua. Scoliamo la pasta. Ah, brucia, brucia. Sì, con la pasta dovrebbe essere differente, però me lo sono scordato. Saltiamo in padella. Non so come si fa. Non ce la può. Questa è la padella, è troppo grande. Ok, panico. Ovviamente mi sono scordata di togliere l'aglio. E dai. E poi devo aggiungere olive e prezzemolo. Quindi direi di buttare tutto questo dentro qua, così, proprio al volo, veloce. Ecco fatto. Penso che i 6 minuti siano passati. Le bavettine alla puttanesca. Ora le dovrei anche assaggiare. Eccoci qua, il momento più atteso, l'assaggio. Allora, la cottura è andata bene, più o meno. Il sugo va bene, però c'è un piccolo problema. È troppo salato e quindi è salatissimo. Probabilmente berrò tutta la notte. Allora ragazzi, questi sono i metodi con cui supportare il canale e quello che faccio. A questo punto ci vediamo mercoledì prossimo alle 18. Ciao!